un 3-1 che forse non vi rende il giusto merito, perché per buona parte del match avete lottato alla pari. Sì, è vero, ma non portiamo la vittoria, che è quello che vogliamo e speriamo oggi, ma è normale in questa partita secca. E alla fine abbiamo fatto un po' di fatica, cioè, in battute e in contrattacco, che avevo detto già, e loro hanno stato bravi a gestire, a stare concentrato dall'inizio alla fine della partita. È finita la Coppa Italia, l'avventura in Coppa Italia, però guardando più là sicuramente il vostro rientro, alluda quello tuo di Birarelli e di Sokolov, è un punto positivo guardando verso il playoff. Sì, è vero, oggi abbiamo tornato noi e penso che anche se abbiamo giocato bene tutti, abbiamo visto che abbiamo fatto un po' di fatica a giocare tutti insieme, perché abbiamo tornato, c'è il spirito in campo ha tornato, però c'è il meccanismo era stato un po' diverso di quello che avevano prima con Zezzo, io e Birarelli, però buono. C'è più amarezza o più orgoglio per aver portato comunque al quarto set una grande squadra come Piacenza? No, cioè, dobbiamo fare merito anche loro, perché hanno giocato benissimo e hanno riuscito a stare concentrati dall'inizio alla fine della partita, cosa che noi al fine non abbiamo riuscito a fare il quarto set. Andrea Birarelli, sconfitta per 3-1 con Piacenza, finisce l'egemonia in Coppa Italia, però Trento ha venduto carissimo la propria pelle, è stata una buona partita comunque. Ma allora sì, dal punto di vista dell'atteggiamento, insomma, e dell'impegno, dell'agonismo, non è mancato nulla, perché non è che ci possiamo rimproverare che non ci abbiamo provato. Rammarico c'è, perché secondo me la distanza non è così grande e giocando un po' meglio siamo lì. È chiaro che bisogna lavorare di più, un po' meglio magari, e per colmare un po' questo gap che c'è con una squadra come Piacenza, però insomma quello che è venuto fuori è che secondo me possiamo vincere contro una squadra così, e insomma non mi piace dire che vabbè così perché insomma loro sono forti o perché noi venivamo da un mese un po' complicato, no? Voglio pensare che facendo qualcosa in più eravamo lì, e insomma mi dispiace perché giocando un po' meglio si poteva anche portare a casa la vittoria. Cerco di farti sorridere, c'è da dire che tu sei rientrato bene e non era così banale dopo tante settimane di assenza, tanti muri, tanti primi tempi. Sì, insomma, cioè, avrei voluto giocare un po' meglio in primo tempo perché magari serviva qualche soluzione in più in attacco, e lì forse magari si è vista un po' la mancanza di allenamento con Donald, ci siamo trovati così e anche in battuta forse potevo battere un po' meglio. Io penso che tutti quanti potevamo dare qualcosina in più dal punto di vista del gioco, insomma, perché siamo più bravi così, insomma, potevamo giocare un po' meglio e come squadra soprattutto, un po' individualmente come squadra, e perché sennò contro una squadra così non si vince. Come ripeto, non possiamo rimproverarci ovviamente l'impegno, perché quello c'è stato, come sono contento insomma che tutti abbiano visto una partita in cui abbiamo venduto cara la pelle, questo ovviamente mi fa piacere, però mi dispiace un po' che abbiamo perso. In vista del playoff, con lo spirito visto nei primi 2 set e mezzo? Sì, lo spirito è quello, deve essere sempre quello combattivo, quello in cui ci aiutiamo e facciamo magari delle azioni lunghe in cui facciamo 3 difese di fila e aiutiamo il compagno in copertura. Questo dobbiamo giocare così, come una vera squadra, perché contro le grandi squadre, quelle molto attrezzate, devi vincere in questo modo. Il lavoro insieme, il giocare insieme, poter alzare il livello di allenamento, e questo l'abbiamo pagato contro una squadra che è stata più continua di noi, che li riprendevamo, ripartivano, hanno fatto qualche errore in meno, però io credo che per la situazione fisica che attraversavamo, oggi abbiamo fatto un'ottima gara. Ho il rammarico del primo set, c'è stata anche qualche situazione dubbia a nostro sfavore, forse avessimo portato via quel primo set in una situazione così dove non avevamo troppa birra da spendere, troppa benzina da spendere, insomma sarebbe stato sicuramente meglio. La notizia buona è che avete recuperato Sokolov e Birarelli, perché nei set centrali sono stati sicuramente autori di una buona prova. Sì, certo, questa è una buona notizia,
adesso continueremo con questo lavoro, speriamo che la fortuna insomma sia dalla nostra e non ci capiti qualche altro inconveniente, in modo da poterci preparare a questo rush finale dove spero che potremo ancora dire la nostra. Trento esce comunque a testa alta dalla Coppa Italia. Secondo me sì, secondo te? Direi di sì. Ok, allora siamo d'accordo.